Le crociate rappresentano uno dei momenti sicuramente più importanti della storia del Medioevo e anche uno di quelli che più stuzzicano l'immaginario collettivo con film, romanzi, leggende di vario tipo. Oggi cerchiamo di presentarle dal punto di vista storico, vediamo perché nacquero, quali furono le principali di queste crociate e come segnarono l'Europa del Medioevo. Faremo una panoramica, non entreremo troppo nel dettaglio. Le faremo un po' più velocemente di come si facevano magari una volta, intendo 30 o 40 anni fa a scuola, e però cercheremo di dare comunque una appunto panoramica completa, esaustiva e di trattare tutti i punti più importanti di questo grande fenomeno medievale. Andiamo a cominciare. Come al solito, questo oggi c'è Titti, come mi pare anche l'altra volta, e a farci compagnia c'è Gufetta, ormai sempre più spenta, il palloncino si sta sgonfiando, ma Gufetta, poverina, non sta su. È un buon epigono di Batman, in fondo si veste come Batman, non sta più su, però eccola lì, guarda, si guarda da dietro alla sedia. Io sono Romano Ferretti, se siete qui per la prima volta in questo canale posto periodicamente video di storia, di filosofia, pensati inizialmente per i miei studenti, quindi video spiegazioni utili anche durante la fase di didattica a distanza, durante il lockdown, ma che possono essere utili anche per chiunque altro, magari stia ripassando questi argomenti all'università o sia semplicemente curioso di conoscerli più in dettaglio. Vi dico già che in descrizione di questo video troverete un breve riassunto dei temi trattati oggi con il link per ripescare i vari momenti della spiegazione all'interno del video e poi anche altri video collegati a questo che magari mi troverò a citare durante la spiegazione da poter vedere se vorrete per recuperare magari qualche puntata che vi siete persi. Oggi l'argomento, l'ho già anticipato nella premessa, è quello delle crociate, un argomento molto importante. Prima di vederlo però nel dettaglio, bisogna fare una premessa e ricollegarci appunto a quello che abbiamo detto nelle lezioni precedenti. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto questa panoramica dell'Europa attorno all'anno 1000 e in descrizione vi metto il link, abbiamo detto che esistevano nell'Europa cristiana degli avamposti musulmani, cioè delle zone che erano in mano arabi o comunque a saraceni, come venivano chiamati allora, e quindi popolazioni di religione islamica. Questi avamposti, questi territori erano sostanzialmente due. Uno era la Sicilia, dove c'era anche una cultura piuttosto avanzata e appunto il dominio di questi arabi. L'altra zona era la Spagna, la penisola iberica, dove esistevano in realtà anche dei regni cristiani, soprattutto nella parte più settentrionale della penisola, però tutta la parte centro-meridionale era appunto in mano agli arabi. Ora, questa situazione, che era così da ormai da secoli, va evolvendosi nel corso del basso medioevo, cioè si inizia a muovere già qualcosa nel Novecento, però dall'anno 1000 in poi e fino al 1200 ci sono molte, molte novità. Intanto la Sicilia, ve l'ho già detto, e vi metto anche in questo caso il link in descrizione, era stata conquistata dai Normanni che avevano assoggettato tutto il sud Italia, fondando un regno unitario e anche piuttosto accentrato e cacciando gli arabi. Quindi la Sicilia era stata inglobata, diciamo, nel meridione italiano e quindi ritornava alla cristianità. La Spagna rappresentava un discorso più complesso anche perché era più grande e più avanzato lì il dominio degli arabi in fondo. Infatti i regni del nord, quelli cristiani, iniziano un po' alla volta, proprio un po' prima dell'anno 1000 e poi sempre più dopo l'anno 1000, a cercare di cacciare indietro gli arabi. Ed effettivamente attorno al 200 l'impresa sembra quasi realizzata, cioè gli arabi ormai sono ridotti proprio la parte più meridionale della penisola al regno di Granada, che rimane in mano araba ancora per un po', ma per il resto quasi tutta la penisola è in mano cristiana.
La Reconquista, come verrà chiamata, verrà completata solo nel 1492, quindi 2 secoli dopo, però già a metà del 200 più o meno le cose sono stabilizzate. Vi ho detto Reconquista perché questo termine, un termine spagnolo che vuol dire riconquista, l'idea è quella proprio di riconquistare la penisola alla cristianità cacciando il nemico. Il nemico è non tanto il regno vicino cristiano, quanto piuttosto proprio l'islamico, il musulmano, l'arabo. Effettivamente l'Europa dopo l'anno 1000 è un'Europa anche dove le guerre di religione diventano forti, presenti, cioè anche questa operazione degli spagnoli di riconquistare la terra è vista dalla popolazione stessa, ma anche da tutta Europa, come una guerra non tanto politica, non tanto economica, ma sostanzialmente religiosa. E infatti viene anche benedetta in più occasioni dal Papa, che la vede come una guerra santa, una guerra che bisogna fare per cacciare appunto gli arabi che sono degli infedeli, considerati degli infedeli. Quindi l'Europa cristiana, che pure nei secoli precedenti, l'anno 1000, aveva vissuto anche con una certa, diciamo così, complesso di inferiorità, direi quasi, in rapporto con l'Islam, che era più avanzato militarmente, anche più forte in molte occasioni, non sempre, ma spesso sì. Ora inizia a prendere coraggio. L'Europa cristiana inizia a capire che può sconfiggere gli arabi e può ricacciarli via. Questo vale per la Sicilia, come vi ho detto, per la Spagna, come vi ho detto, ma vale anche per alcune repubbliche marinare, di cui abbiamo parlato proprio in un video recentemente, che vi metto sempre in descrizione. Perché Amalfi prima, e poi Genova, e poi Venezia, e Pisa anche in parte, iniziano a commerciare con gli arabi, ma anche a sconfiggere gli arabi, a rubare, diciamo così, commerci, territori, porti importanti, avamposti importanti agli arabi. Segno che l'Europa cristiana sta rinascendo, l'Europa cristiana non ha più questo appunto complesso di inferiorità rispetto agli arabi, può giocarsela alla pari e anzi in molti casi può anche vincere le battaglie, le guerre contro gli arabi, cosa che in genere è un effetto a catena, cioè fa arrivare un messaggio che avrà delle conseguenze molto forti nella testa degli europei e anche nel papato. Questa rinnovata forza dell'Europa cristiana è sì da attribuire certo a un generale miglioramento delle condizioni di vita, a un generale rafforzamento degli stati, a tutto un percorso di rinascita che abbiamo visto negli ultimi video e che contrassegna tutta l'Europa cristiana del basso medioevo. Questo sicuramente l'Europa si rafforza e quindi effettivamente sotto diversi punti di vista può competere di nuovo con l'Islam, ma non è l'unico fattore questo. A favorire questa riconquista è anche la debolezza islamica. L'Islam, che fino a pochi secoli prima era sembrato quasi imbattibile, fortissimo, certo una forza in grado di preoccupare molto i cristiani, ora appare più debole, più in ritirata, meno aggressivo e anzi più propenso a perdere territori. Per quali motivi? Sostanzialmente sono due i principali motivi di questa crisi, diciamo, del mondo islamico. Il primo è dovuto al fatto che l'unità del mondo islamico si era andata via via spezzando. Cioè, quando c'era stata quella grande espansione araba nel Nord Africa e poi appunto in Spagna, nel sud dell'Europa, diciamo, questa era avvenuta perché c'era ancora la spinta propulsiva delle prime predicazioni degli arabi, di Maometto e tutti i suoi discendenti ed eredi. Ora, questa grande spinta religiosa, questa anche unità di fede dei popoli arabi si era andata via frammentando nel corso dei secoli. Erano sorte delle vere e proprie sette interne al mondo islamico e appunto anche il mondo islamico, come in parte quello cristiano, si era frammentato al suo interno. E quindi non c'era più questa unità di intenti di tutte le varie parti del mondo islamico. Ognuna faceva per sé e se ognuna faceva per sé, ovviamente diventava più debole. Questo è il primo elemento. Un secondo elemento, anche nel mondo arabo, nel mondo islamico, esistevano, potremmo dire, dei pregiudizi, nel senso che gli arabi propriamente detti, cioè i musulmani dell'est, del Medio Oriente, guardavano con una certa superiorità in questa fase storica ai musulmani più occidentali, quelli del Nord Africa e quelli appunto della Spagna. Perché? Perché lì non erano solo arabi. C'era, certo, c'era stata la conquista araba, ma le popolazioni locali erano costituite da maghrebini, da berberi, da altre popolazioni che erano state assoggettate o si erano convertite all'Islam,
ma che non provenivano specificamente dall'Arabia, non erano arabe propriamente. Ora, questa distanza anche etnica faceva sì che appunto i popoli dell'est guardassero i popoli dell'ovest come popoli tutto sommato abbastanza inferiori, e quindi quando questi popoli dell'ovest vennero attaccati dagli europei, i popoli dell'est non corsero il loro aiuto, non accorsero a sostenerli e ad aiutarli. Insomma, l'Europa cristiana riuscì effettivamente a riconquistare territori, a mettere in difficoltà il mondo arabo-islamico, perché lo stesso mondo arabo-islamico era al suo interno fortemente diviso. In questa situazione così particolare si innestò il Papa, perché attorno al 1095 il Papa allora in carica, che si chiamava Urbano II, fece alcuni importanti richiami durante due concili molto vicini tra loro, il concilio di Piacenza e il concilio di Clermont-Ferrand. Fece due appelli a tutti i popoli cristiani, dicendo sostanzialmente questo: popoli cristiani, smettetela di combattere tra di voi, come spesso accadeva, smettetela di combattere tra di voi e invece mettete insieme le vostre forze, alleatevi per combattere contro un nemico comune più importante, contro il nemico islamico, contro gli arabi, contro gli infedeli. Invece di farvi la guerra tra di voi per pochi territori, tenete fede alla vostra vocazione cristiana e combattete per cacciare gli arabi e anzi per riconquistare alla cristianità i luoghi sacri, perché Urbano II invita sostanzialmente alla crociata, cioè alla guerra contro appunto l'Islam, per conquistare in particolare la Palestina, la terra d'origine ovviamente di Gesù Cristo, la terra dove si trovavano tutti i luoghi sacri, Gerusalemme, Betlemme, Nazareth e così via. Questa Palestina all'epoca ovviamente rientrava nei domini sotto il controllo della religione islamica, dei musulmani. E però appunto Urbano II chiama all'appello tutti i re, tutti i sovrani d'Europa per andare a combattere là, promettendo sicuramente una salvezza per le anime, quantomeno, nel senso che fare una guerra santa è dal punto di vista religioso qualcosa di importantissimo. Se il Papa ti invita a questo, vuol dire che Dio ti sta invitando a questa guerra santa. E quindi l'ansia religiosa trova in un certo senso uno sfogo. Dovete pensare che nel Medioevo non era come il mondo di oggi, in cui la religiosità conta poco o nulla. Nel Medioevo la religiosità costituiva l'elemento fondante della vita di tutta la popolazione, dagli umili ai grandi signori, ai sovrani. E se c'era una richiesta che sembrava provenire da Dio e dalla Chiesa, questa richiesta doveva essere in qualche misura esaurita, bisognava darsi da fare per esaudirla, perché esaudirla voleva dire acquisire ovviamente delle benemerenze, dei meriti nei confronti di Dio e quindi della vita ultraterrena. Quindi sicuramente c'è un richiamo religioso per queste guerre, ma non c'è solo un richiamo religioso, perché Urbano II, anche furbescamente diciamo, invita i popoli europei ad andare a combattere là, perché là, oltre che i luoghi sacri, oltre che diciamo i simboli del cristianesimo, si trovano, dice lui, anche grandi ricchezze, anche importanti ricchezze, quindi ci sarà anche l'occasione di arricchirsi. Quindi per i grandi signori, per i nobili, per i sovrani europei, ma vedremo presto anche per gli umili europei, la Palestina diventa la terra promessa, ma letteralmente l'Eldorado, potremmo dire usando un termine desunto più da un'epoca più recente della storia. Cioè un territorio in cui andare a fare la cosa giusta dal punto di vista religioso e, visto che ci si è, anche potersi arricchire e molto. Ovviamente le cose non stavano esattamente come sosteneva Urbano II, nel senso che la Palestina in realtà era una terra molto povera, dove non c'erano queste grandi ricchezze, dove i crociati difficilmente avrebbero trovato quello che sognavano di trovare. Avrebbero trovato sì i luoghi sacri, ma non queste ricchezze così incredibili che il Papa sembrava assicurare loro. L'invito di Urbano II quindi ebbe un certo peso e stimolò così anche la fantasia di molte popolazioni europee. Infatti l'anno dopo, nel 1096, partì subito una primissima crociata, una crociata in realtà non ufficiale, tant'è vero che non viene conteggiata nel numero normale delle crociate. Viene di solito ricordata come crociata popolare oppure
a me piace di più, crociata dei pezzenti. Perché? Perché una crociata spontanea, praticamente non organizzata veramente dai grandi sovrani o nobili del tempo, abbastanza spontanea, nata per caso, in cui una serie di persone, spesso molto umili, per questo pezzenti, o a volte anche nobili decaduti, cioè nobili che avevano perso potere, oppure anche fanatici religiosi o avventurieri, partirono appunto dirigendosi verso la Palestina per andare a cacciare gli arabi da lì. Questa crociata di pezzenti, proprio per il suo anche fanatismo e per la sua grande disorganizzazione, creò però molto scompiglio in Europa, perché man mano che questa popolazione si spostava da occidente verso oriente, passava chiaramente attraverso vari territori europei, portava con sé anche molto scompiglio. Questi erano proprio dei pezzenti e quindi non avevano con loro scorte, viveri, mezzi per poter sostenere una campagna così lunga. E infatti cosa facevano? Saccheggiavano le città dove passavano. Man mano che passavano per il centro Europa si rifornivano saccheggiando, quindi attirandosi conto anche l'odio delle persone locali, che ovviamente si vedevano attaccati da altri cristiani, con la scusa che questi altri cristiani dovevano andare a combattere gli infedeli in estremo in vicino nel vicino Oriente. E oltre a saccheggiare queste città, si diedero anche a molti massacri, soprattutto nei confronti degli ebrei. Vi ho detto, c'era una buona componente di fanatici religiosi all'interno di questa primissima crociata, e trovò sfogo già prima di arrivare in Asia, appunto nel centro Europa, dove c'erano grandi comunità ebraiche. E quindi dando vita, potremmo dire già, ai pogrom, cioè degli attacchi spontanei, violenti contro le comunità ebraiche, che spesso finivano in questi massacri. D'altronde gli ebrei erano anche loro infedeli come gli arabi, non occupavano la Palestina più, però se bisogna fare la guerra agli infedeli, questi appunto primissimi crociati la vogliono fare a 360 gradi. Cosa accade? A furia di saccheggiare, uccidere già prima di arrivare a destinazione, vi dicevo, questi crociati si attirano l'odio locale e, giunti più o meno nell'attuale Ungheria, vengono attaccati dalla popolazione e dispersi, alcuni massacrati, alcuni se ne tornano a casa. Solo una piccola parte di questi primi crociati, chiamiamolo così, tra virgolette, riuscì poi ad arrivare verso l'Asia Minore, e però lì, male armati, disorganizzati, pochi, vennero facilmente massacrati dai turchi. Quindi questa primissima crociata spontanea fu un vero e proprio fallimento. In compenso, poco dopo partì la prima vera crociata ufficiale. Sul finire del 1096 partì quella che è considerata la prima vera crociata, quella numerata come la prima, la numero uno. Una crociata ufficiale stavolta a cui parteciparono tanti nobili europei, tutti appunto desiderosi di andare ad esaudire i sogni e le speranze di Urbano II. Questa crociata, meglio organizzata, arrivò abbastanza facilmente a Bisanzio, e lì i crociati chiesero di essere ricevuti dall'imperatore. Bisanzio, cioè l'impero romano d'Oriente, l'impero bizantino. L'imperatore si chiamava Alessio I Comneno, ricevette questi crociati, decise di appoggiare la loro spedizione, anzi di unirsi alla loro spedizione, dare quindi anche uomini, rifornimenti, mezzi, a patto di essere riconosciuto come capo di questa spedizione. Perché l'obiettivo di Alessio I era quello di: sì, andiamo a combattere gli arabi, andiamo insieme, vi do una mano, vi aiuto pesantemente, però i territori che conquisteremo, visto che io sono il capo spedizione, dovranno poi essere annessi all'impero romano d'Oriente, quindi all'impero bizantino. Quindi già Alessio pensa al dopo, a quello che si farà con i territori conquistati. I crociati, dopo aver fatto questo patto, partono effettivamente per la Palestina, ci arrivano, riescono ad averla meglio degli arabi, anche compiono anche loro grandi massacri di popolazioni musulmane e popolazioni anche ebraiche, perché lì continuavano a vivere anche alcune comunità ebraiche, quindi hanno la meglio, diciamo, sugli occupanti in maniera abbastanza facile, relativamente facile. Il problema è che una volta che conquistano questi territori, Alessio I vede insoddisfatte le sue pretese, perché non vengono affatto annessi all'impero romano d'Oriente, ma in quei territori si formano dei piccoli principati, staterelli, contee, cioè ci si spartisce i territori della Palestina come se si spartiva i pezzi d'Europa occidentale, cioè tramite l'istituzione di feudi. Si tenta di riportare il modello feudale anche lì, anche in loco, cosa che in realtà a lungo andare rappresenterà una debolezza.
Questa prima crociata non fu un unicum, anzi appunto se la ricordiamo quella prima vuol dire che ce ne furono poi anche altre. In tutto le crociate ufficiali furono 8 nel corso di un paio di secoli, quindi parecchie. Divennero quasi un'istituzione, una ricorrenza, una cosa a cui si era abituati. In fondo ogni tanto partiva una crociata e anche quando non partiva una crociata si era comunque in lotta in quei territori. C'erano comunque guerre in quei territori, scontri in quei territori, quindi la conflittualità, diciamo, nella Terra Santa rimase una costante per 2 secoli. Tant'è vero che anche la mentalità del tempo fu poi plasmata da questo continuo guerreggiare contro gli arabi, questo continuo spirito di crociata. C'è da dire che poi molti, anche quando non c'era una vera crociata ufficiale, molti partivano dall'Europa e cercavano di andare ad unirsi a chi già si trovava in quei territori perché appunto o animato dal grande fanatismo religioso, oppure animato dalla voglia di ricchezze, voglia di bottini, anche perché arrivavano leggende dall'Oriente di bottini incredibili che poi in realtà non c'erano più di tanto. Questo perenne afflusso di crociati verso Oriente, da un lato favorì ad esempio i commerci. A trarre grandi vantaggi da questa fase storica furono le città marinare, le repubbliche marinare di cui parlavamo, Genova, Venezia, che potevano commerciare molto bene anche con appunto questi principati, questi regni che si erano formati in Palestina, nelle zone limitrofe, portando grandi vantaggi. Tra l'altro non solo commerciavano, ma portavano uomini, c'era sempre qualcuno che voleva partire e andare in Terra Santa e quindi viaggi su viaggi che davano grandi introiti a queste città marinare. Ma dall'altro c'è anche da dire che questo perenne flusso di persone in realtà minava la sicurezza di questi territori, perché queste persone che arrivavano intanto in maniera spesso disorganizzata, cioè arrivavano degli avventurieri che badavano solo al loro interesse personale e non all'interesse in realtà dei cristiani sul territorio e quindi quando arrivavano o si davano al massacro degli ebrei e degli arabi dei territori vicini perché erano fanatici, oppure si lanciavano in incursioni nei territori vicini ancora da conquistare, alla ricerca appunto di facili bottini. Questo faceva sì che la situazione in Palestina non si stabilizzasse mai. I primi crociati che avevano fondato questi regni, ducati, contee, eccetera, speravano poi a un certo punto di pacificare la situazione, perché solo pacificando la situazione questi territori potevano essere poi coltivati, potevano essere create relazioni diplomatiche, potevano essere avviati commerci. Finché c'era una perenne guerra, non si riusciva poi a commerciare e arricchirsi in nessun modo. Quindi questi nuovi afflussi di fanatici, di avventurieri che provocano gli arabi nelle territori vicini, non fa altro che peggiorare la situazione, che accrescere la conflittualità e non favorire una stabilizzazione della situazione. E infatti, come vedremo, questa situazione positiva per i cristiani in Palestina durerà piuttosto poco. Proprio per evitare questa perenne conflittualità, fermarla, stabilizzare le cose, proteggere i regni cristiani che si erano venuti formando in Terra Santa, nacquero in questo periodo dei nuovi ordini monastici che erano non più monastici nel senso classico, cioè persone che si chiudevano in convento per pregare, al limite per lavorare, ma ordini monastici cavallereschi, cioè ordini di uomini che sceglievano la vita monacale, ma per andare a combattere soprattutto. Infatti, ai 3 voti classici dei vari ordini monacali, cioè povertà, castità e obbedienza, aggiungevano anche la lotta contro l'infedele. Questi ordini, alcuni sono molto famosi, su cui ci sono leggende su leggende che hanno magari una base storica iniziale, ma poi deragliano al di là della storia. Comunque, i più famosi sono i Templari, che effettivamente combatterono a lungo in Terra Santa ed ebbero migliaia e migliaia di caduti nella difesa di questi territori, regni cristiani, ma non solo i Templari, anche gli ospedalieri di San Giovanni ebbero un ruolo molto simile sempre in Terra Santa. Ma diciamo, sulla falsariga di quello che accadeva in Terra Santa nacquero ordini monastico-cavallereschi anche in Europa, in quelle zone dell'Europa dove magari sì, c'era la cristianità, ma magari nei territori limitrofi invece erano ancora vivi culti pagani o cose di questo genere. Ad esempio, i Cavalieri Teutonici, che è un ordine sempre monastico-cavalleresco che si sviluppò nel nord della Germania, nord-est della Germania, e
soprattutto nella zona attuale Polonia, potremmo dire, delle Repubbliche Baltiche, per capirci, dove questi cavalieri teutonici andarono a combattere contro tribù, magari non ancora cristiane, che si trovavano nei territori appunto più ad est, in modo da, in un certo senso, convertirli a forza al cristianesimo. Ovviamente, sia i templari, sia gli ospedalieri, sia i cavalieri teutonici, essendo poi così importanti per la difesa militare, divennero ordini potenti in poco tempo, anche piuttosto ricchi, ma soprattutto potenti dal punto di vista militare, e quindi temuti, e quindi diciamo, chi era al potere doveva tenersi in un certo senso buoni per poter poi gestirli a proprio piacimento per la propria difesa. Quindi ovviamente le crociate non riguardarono solo la Terra Santa, ma riguardavano tutta l'Europa, sia perché si partiva per andare in là, sia perché lo spirito di crociata poi si trasmetteva anche in Europa. C'è da dire una cosa, un asterisco, una nota a margine. Ho parlato di crociate, ho usato il termine crociati. In realtà l'uso della parola crociata e crociati è abbastanza tardo, si impone solo nel 200. Le prime spedizioni, le prime crociate dai contemporanei non venivano ancora chiamate crociate, non c'era ancora l'uso di questo termine che si imporrà poi. Si imporrà perché ovviamente deriva dal fatto che chi andava a combattere aveva sulla veste una croce oppure sulle armi, sullo scudo una croce. Ma inizialmente non si parlava tanto di crociate, si parlava di iter, cioè viaggio verso la Terra Santa per andare a combattere contro gli infedeli. Però ecco, già nel 200 il termine iniziò a essere usato, e nel 200, proprio in quello stesso secolo che vede poi la fine delle crociate vere e proprie, si inizia a parlare di crociate anche in Europa, perché i popoli europei si danno anche a crociate, tra virgolette, interne, che non vengono normalmente conteggiate nell'ordine delle 8 crociate che vi dicevo prima, ma altre crociate interne contro gli infedeli. Perché? Perché anche in Europa ci sono degli, tra virgolette, infedeli, cioè magari degli eretici, dei cristiani che non si riconoscono nell'autorità del Papa o per forza nei dogmi della Chiesa cattolica. Ora, i papi, ne parleremo in uno dei prossimi video, lanceranno anche delle crociate interne appunto contro questi infedeli, questi eretici. La più famosa è la crociata contro gli albigesi, di cui parleremo proprio in un video apposito sulle varie eresie del 200. Però sappiate che quindi il termine viene usato in vari ambiti, nasce là per le guerre in Palestina, ma poi in maniera magari lievemente impropria, ma viene usato anche per le guerre interne, sempre animate da spirito religioso, da spirito di crociata. Come detto, una volta si stava su queste crociate un sacco di tempo. Ora vi farò una panoramica veloce su le varie crociate, le più importanti. Sappiate che alcune cose le riprenderemo anche nei video successivi, ma in grosso modo questa sintesi penso possa andare più che bene, almeno per gli intenti di questi video. Quindi vediamo velocemente queste crociate. In generale vi devo dire che la prima andò bene, poi in realtà gli europei entrarono in difficoltà perché iniziarono a perdere un po' di questi territori che avevano conquistato con la prima crociata, e quindi le crociate successive spesso furono crociate in tono minore dal punto di vista militare, cioè che servivano a cercare di riconquistare quei territori che si erano persi o difendere territori che erano lì lì per essere perduti. Quindi gli europei, che prima erano stati molto arrembanti, si mettono un po' sulla difensiva, direi, nelle crociate successive in genere. E poi soprattutto c'è da dire che se nelle primissime crociate era fortissimo ancora l'elemento religioso, questo elemento religioso si va via via stemperando molto nelle crociate successive, tant'è vero che da un certo punto in poi le crociate avranno carattere più propriamente economico che non religioso. Però insomma, vediamole velocemente. La seconda crociata viene organizzata dal re di Francia Luigi VII con l'aiuto dell'imperatore Corrado. Questi due, con chiaramente molti uomini a disposizione, partono per la Terra Santa con l'obiettivo di riconquistare la contea di Edessa, che era appunto un territorio lì vicino alla Terra Santa, che era stato conquistato con la prima crociata e poi era stato perso perché gli arabi l'avevano ripreso. Allora, la meta è la contea di Edessa, ma questa crociata, che pure parte animata da grandi speranze, grandi uomini, grandi risorse, viene va incontro a una grave sconfitta, perché i crociati vengono pesantemente sconfitti a Damasco, quindi fallimento. La terza crociata è importante soprattutto per i grandi nomi che vi parteciparono, perché i tre capi spedizione furono Federico Barbarossa,
per l'impero, Filippo II per la Francia e Riccardo Cuor di Leone per l'Inghilterra, tra nomi famosi, soprattutto appunto Federico Barbarossa, che abbiamo citato, abbiamo parlato molto nella sua lotta contro i comuni, e vi metto il link in descrizione, ma poi anche Riccardo Cuor di Leone, di cui avete sentito parlare per le leggende di Robin Hood, avrete visto i cartoni animati. Se vi ricordate, proprio nella storia di Robin Hood, tutta la vicenda si svolge mentre Riccardo è alle crociate, proprio partecipa a questa terza crociata, e il regno viene nel frattempo affidato a suo fratello Giovanni Senza Terra. Questo è vero, storicamente è avvenuto, e ne parleremo quando parleremo dell'Inghilterra, perché poi Giovanni non è un gran sovrano realmente e si lascia un po' sfuggire le cose di mano. Però ne parleremo quando parleremo dell'Inghilterra. Intanto sappiate che con le crociate ci sono questi tre grandi sovrani che partono verso la Palestina. L'obiettivo in questo caso è la riconquista di Gerusalemme, perché di nuovo gli arabi hanno rubato qualche territorio agli europei, e hanno rubato un territorio importantissimo, perché Gerusalemme, la città santa per eccellenza. Gli arabi sono guidati in questo momento dal sultano Saladino, celeberrimo, anche questo entrato nella leggenda, e quindi si prospetta una crociata anche difficile, dura. Non a caso i crociati sono numerosi, animati da grandi intenzioni, molto ben armati. Purtroppo la crociata va male, nel senso che ottengono anche i crociati qualche parziale vittoria, ad esempio a Cipro e in alcuni territori, però Gerusalemme non riescono a conquistarla. Tra l'altro Federico Barbarossa muore durante questa crociata, e gli altri due sovrani, sovrano di Francia e sovrano d'Inghilterra, litigano parecchio tra di loro. Questa divisione porta a una scarsa incisività delle truppe crociate, ed effettivamente Gerusalemme non viene riconquistata. La quarta crociata è molto importante e molto particolare, perché paradossalmente colpisce più i cristiani ortodossi che non gli arabi. C'è da dire questo, che inizialmente appunto i cristiani d'Occidente erano partiti con l'intenzione di far guerra agli arabi musulmani come i grandi infedeli, ma man mano che il tempo passava, perché adesso siamo all'inizio 200, è passato un secolo abbondante, man mano che il tempo passa cresce anche l'odio verso gli ortodossi, i cristiani ortodossi, che sono cristiani certo, ma non fanno capo al Papa, non obbediscono al Papa, hanno un loro patriarca, hanno loro riti diversi, e vengono visti praticamente come infedeli anche loro, dei traditori in un certo senso della, tra virgolette, vera cristianità. Ora, questa intolleranza verso gli ortodossi, questo odio verso gli ortodossi, scoppia proprio con questa quarta crociata, che viene indetta appunto all'inizio 200, con lo scopo in realtà di sanare quello che non si era riusciti a sanare con la terza crociata, cioè andare a riconquistare Gerusalemme. Questo è l'obiettivo. Per fare questo però i crociati hanno bisogno di un aiuto a Repubblica Marinara, in particolare a Venezia, che stringe un accordo molto particolare con i crociati. Il doge di Venezia, che si chiama Enrico Dandolo, decide di fornire ai crociati una gran quantità di navi per poter da Venezia puntare appunto sulla Palestina e quindi tentare di riconquistare Gerusalemme, in cambio però di un accordo. Dandolo dice questo: noi vi diamo tutte le barche di cui avete bisogno, vi diamo un grande sostegno di cui avete bisogno, ma in cambio voi crociati ci date una mano in alcune cose di nostro interesse. In particolare il patto prevede questo: che andando verso Oriente si faccia tappa a Zara, che è un importante porto, città della costa dalmata, quindi attuale Croazia, e conquistiate per noi Zara, che è per noi importante dal punto di vista commerciale. Quindi Venezia, diciamo, sì, come vi dicevo, animata da intenzioni religiose, ma fino a un certo punto quello che interessa di più sono le questioni economiche. E i crociati accettano, la crociata parte, si fa tappa a Zara. Zara viene effettivamente conquistata, tenete presente che Zara è la città cristiana, quindi i crociati combattono contro altri cristiani per interessi economici, come sta cambiando le cose, e dopodiché si va nel Mediterraneo e si punta verso Oriente. Invece però di andare direttamente in Palestina e puntare su Gerusalemme, che doveva essere appunto l'obiettivo della crociata, durante la navigazione i crociati cambiano idea, anche grazie all'influenza di Venezia. Perché? Perché si viene a sapere che a Costantinopoli, a Bisanzio, è in corso una disputa
tra possibili, vari possibili re del trono che stanno combattendo per il trono. Invece quindi di andare a Gerusalemme, i crociati decidono di puntare su Bisanzio e mettersi in mezzo a questa diatriba, diciamo così, dinastica. Finiscono per assediare Bisanzio e conquistarla e distruggere tutto. Siamo nel 1204. Distruggere tutto, anzi, una distruzione talmente forte che i popoli locali diranno: forse era meglio farci conquistare dagli arabi a questo punto, che forse avrebbero avuto più pietà di noi che non questi cugini cristiani che invece distruggono tutto, segno però appunto di questo odio ormai evidente e forte verso gli ortodossi. Viene fondata a Bisanzio una nuova entità statale che viene chiamata Impero Latino d'Oriente, quindi si abbatte momentaneamente l'impero romano d'Oriente, classico, quello bizantino, si fonda un nuovo tipo di impero che fa capo a Roma dal punto di vista religioso, quindi si ritorna al cattolicesimo forzatamente. I territori dell'impero bizantino vengono spartiti tra i nobili europei, cioè quelli che avevano fatto i crociati, dicono: io mi prendo questo, io mi prendo quest'altro, io mi prendo quest'altro ancora, e Venezia si prende praticamente tutti i porti bizantini. Quindi i crociati di fatto rinunciano ad andare a Gerusalemme, rinunciano a quella che era lo scopo vero e unico della crociata, e si arricchiscono lì, dove ci sono in fondo più risorse probabilmente di quante non ce ne siano a Gerusalemme. Questo impero latino d'Oriente non durerà tantissimo, siamo nel 1204, durerà fino al 1261, dopodiché crollerà e verrà restaurato l'impero bizantino con la Chiesa ortodossa e tutto il resto. Però è un segno, un segnale di come ormai le crociate sono più che altro un affare economico, più che non una questione religiosa, e soprattutto della crescente importanza di Venezia, che ormai dirige i crociati dove vuole. Si crea un vero e proprio impero marittimo, non tanto per le terre, ma per i porti, quello sì, sono molto importanti e questo accresce ulteriormente la forza di Venezia. Le altre crociate, onestamente, adesso non mi ci soffermo, ne parleremo ancora perché quando faremo Federico II riprenderemo il tema in mano brevemente, però in realtà le altre crociate sono tutte abbastanza fallimentari, non riescono nell'intento di conquistare territori interessanti, questi territori vanno via via sempre più diminuendo di numero e di estensione. L'ultimo baluardo cristiano in Palestina, la zona diciamo del Medio Oriente, San Giovanni d'Acri, cade nel 1291, finisce in mano islamica, torna in mano islamica nel 1291 e questo segna la fine dell'epoca delle grandi crociate. Da lì in poi, certo, gli europei e gli arabi, vedremo i turchi soprattutto, resteranno in lotta ancora altre volte, ma non si parlerà più di crociate, saranno guerre di tipo diverso, perché ormai quell'epoca è finita ed è finita anche malamente, tutto sommato. Però, insomma, questo era. Questa era la panoramica, a mio modo di vedere, da dare sinteticamente per capire questa fase storica. La lezione di oggi finisce qui. In descrizione, come vi ho già detto, trovate tutti gli argomenti trattati oggi con il link per ripescarli e altri link interessanti. Ci vediamo presto qui per nuove lezioni di storia, di filosofia, di educazione civica e tutto il resto. Ciao, alla prossima! Ne risentì abbastanza, ma poi anche, non mi ricordo più, la rifaccio.